Buonasera, benvenuti a tutti, grazie di essere qui presenti. L'evento di oggi ci porta direttamente in Palestina e parliamo di vino. Siamo a casa Don Bosco e quindi diciamo parliamo di salesiani, di opere salesiane in Palestina e di progetti di cooperazione allo sviluppo che il VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, realizza in diversi paesi del mondo e in particolare appunto oggi parliamo di Palestina. Il progetto si chiama Progetto di Sviluppo della Cantina di Cremisan e diciamo rispetto alla classica tematica educativa dei salesiani potrebbe sembrare un po' esterno, diciamo un po' particolare. Perché? Cosa c'entra il vino con l'educazione? Noi sappiamo che i salesiani sono una congregazione che si occupa di educazione in moltissimi paesi del mondo, educazione e formazione professionale. In Medio Oriente i salesiani hanno tantissime scuole e una di queste scuole si trova a Betlemme, territorio, come tutti sappiamo, caratterizzato da problematiche molto importanti, problemi politici, sociali ed economici legati ad un conflitto. Quindi si tratta di scuole che ospitano giovani che vivono in mezzo a tante difficoltà. Giovani segnati dalla guerra, segnati dalla mancanza di genitori, giovani segnati da traumi psicologici derivanti da occupazione militare. E i salesiani accolgono nella loro opera di Betlemme, che è un'opera che ha oltre 100 anni, moltissime centinaia di ragazzi. Però gestiscono anche una cantina molto vicino a Betlemme. Il ricavato delle vendite del vino di questa cantina va a sostenere le opere educative. Ecco perché oggi parliamo di vino e di educazione. Nel frattempo abbiamo il piacere di farvi assaggiare, di farvi degustare il vino prodotto presso la cantina di Cremisan in Palestina. I nostri sommelier, le nostre sommelier, vi stanno porgendo il frutto del nostro progetto, il frutto concreto di quello del nostro lavoro degli ultimi 5 anni in Palestina. State degustando un vino bianco che credo che sia l'Andani Giandali, che è un vino che produciamo soltanto noi, che producono soltanto i salesiani e che è il frutto di 2 vitigni autoctoni che si chiamano appunto Andani e Giandali. Sono 2 vitigni che si producono esclusivamente in Palestina, che noi abbiamo studiato grazie a degli esperti internazionali e locali e che diciamo per la prima volta abbiamo vinificato. Si tratta di ovviamente di 2 uve bianche che sono state studiate insieme ad altri 40 vitigni autoctoni palestinesi. Le specie sono state studiate e si è cercato di capire quali fossero i vitigni più adatti alla vinificazione e sono stati quindi prodotti 3 nuovi vini provenienti da vitigni autoctoni. Allora, il primo è quello che state assaggiando, quindi l'Andani Giandali. Poi c'è un altro vitigno che si chiama Dabuki, che potrete degustare in seguito alla fine del nostro intervento, e poi c'è un vitigno rosso invece che si chiama Baladi, che dà origine appunto al vino Baladi, che è appunto è l'unico, diciamo, vitigno rosso autoctono che abbiamo scelto di vinificare. Dunque, cosa vorrei dirvi di questo progetto per non essere troppo noiosa? Allora, innanzitutto, va bene, come vi dicevo, sono 5 anni che ci stiamo lavorando, ma non è soltanto il VIS che lavora in questo progetto, anzi il VIS coordina, ma in realtà i tecnici provengono da vari enti italiani e internazionali. Questo è un progetto particolare perché si caratterizza per la presenza di una serie di attori molto diversi tra di loro. Abbiamo attori pubblici e attori privati, abbiamo per esempio avuto anche dei finanziamenti pubblici su questo progetto, abbiamo attori profit e attori no profit, abbiamo quindi l'aspetto educativo con l'aspetto enologico, l'aspetto agronomico, quindi è un progetto che diciamo raccoglie in sé
persone e attori di natura diversa e che il cui prodotto secondo me è un prodotto del tutto originale. Effettivamente è, diciamo, spero che il prodotto vi piaccia. In realtà, ecco, per noi è il frutto di un lavoro molto intenso, e vi dirò di più: i vitigni, i vigneti che noi, che i salesiani e il personale palestinese coltivano con molta cura, si trovano sia in territorio palestinese che in territorio israeliano, e questo per noi è anche un valore aggiunto importantissimo, perché ci permette di fondere in un vino due territori in conflitto, in guerra tra di loro, e che quindi per noi questo vino rappresenta anche la possibilità di un sogno futuro, un futuro di convivenza pacifica tra due popoli attualmente in conflitto. E quindi, allora, vorrei lasciare la parola in questo momento al nostro coordinatore in Palestina, Luigi Bisceglia. Gigi, ci senti? Sì, sento perfettamente. Ecco, io vorrei che Gigi ci raccontasse cosa significa realizzare un progetto vitivinicolo in Palestina, cosa ha significato per il VIS, cosa ha significato per i tanti volontari che noi abbiamo impiegato in questo progetto, cosa significa appunto per la Palestina aver vinificato e aver per la prima volta valorizzato vitigni autoctoni, e poi, ecco, se ci puoi raccontare, ecco, cosa gira attorno alla produzione di questo vino. Un grande piacere, intanto un caloroso saluto a tutti, è un piacere aver creato un ponte tra l'Italia e la Palestina, è un piacere, seppur virtualmente, essere presente di voi accanto a voi adesso. Io sono qua spesso portavoce tutti gli amici e colleghi che stanno lavorando nella versione di Venezia, perché sono assolutamente innamorati della Venezia, e anche dei padri salesiani, e quindi mi porto anche il loro saluto. Emanuela mi ha già detto che in realtà c'è sempre un prezzo tra l'attività, chiamiamolo così, del silenzio e aspetti educativi. In effetti, la cartina di presa ci serve alla congregazione salesiana per cercare le opere educative di Medio Oriente. In realtà, consideriamo che per 100 anni i testi dei seminaristi salesiani hanno contribuito alla gestione della cartolina partecipando ogni anno alla vendemmia. E in tutto questo, un altro aspetto importante che si dà inizio a caratterizzare il nostro intervento, assieme a tanti altri, come l'ha menzionato, è il fatto che abbiamo gestito e supportato tra i giovani ragazzi palestinesi affinché potessero fare, in particolare, della nostra dell'enologo e anche dell'amministratore, sono solo gli aspetti più di amministrazione d'azienda, e c'è stato un lavoro che abbiamo che per 5 anni ha visto insieme i volontari italiani e questi tre giovani infatti in Ucraina. In questo percorso lungo e tortuoso siamo però in effetti a fare un passaggio di sostegno, per cui in questo momento continua a essere prodotto interamente da operai del nostro paese. Siamo riusciti ad arrivare a questo risultato solo ed esclusivamente grazie alla generosità di tante persone e di tanti partner italiani e internazionali. E il risultato finale è quello che voi state registrando, e io in certo qual modo sono contento di brindare con voi. Immaginate la possibilità di produrre un vino e di alta qualità in un contesto decisamente molto complesso, in cui la tecnologia non è certo quella che abbiamo in Italia, e in cui quindi l'amore, la passione, l'inventiva delle persone che ci lavorano può fare la differenza. È una sera da tempo che per la prima volta abbiamo cominciato a utilizzare luce locali per produrre il vino. E questo è solo uno degli aspetti fondamentali per il territorio come quello palestinese. Sapete, la Palestina non è uno Stato, e ancora prima di costruire uno Stato bisognerebbe costruire una vera identità palestinese, e l'identità palestinese passa anche attraverso l'agricoltura, attraverso i semi e attraverso le varietà di palestinesi. Quindi il motivo per cui abbiamo deciso, insieme all'Università di Ebro, che l'università che si trova a pochi chilometri da Betlemme, e l'Istituto Agronomico di Famiglia Lazio, studiare e catalogare 43 varietà di palestinesi,
e tra l'altro si può fare un costruire dal punto di vista della cosiddetta agrobiodiversità il patrimonio delle varietà di tipo organica. Considerato che l'uva è il secondo frutto più coltivato in Palestina dopo gli olive. E quindi per noi insomma era fondamentale poter contribuire al fatto che gli agricoltori palestinesi abbiano deciso e stanno decidendo di piantare piantine nell'uva locale e non solo a livello internazionale. Questo è un modo per riaccontarsi della propria storia e delle proprie origini. Nello stesso tempo, per voi come amici, è stato un percorso interessante che ci ha messo alla prova e ha fatto sì che appunto tutti insieme stia arrivati al risultato appunto di avere tra i giovani palestinesi, gli altri operai e gli stessi padri palestinesi pronti a autosostentamento. Sapete, le scuole per definizione sono attività interne, in particolare se gli occhi dei bambini vulnerabili, dei ragazzi vulnerabili, degli ultimi. Spesso le famiglie non hanno denaro sufficiente per pagare le rette della scuola, quindi certo gli anziani non hanno mai visto la porta in faccia. Ecco perché, se da un lato, per fortuna e grazie a Dio, siamo stati sempre in grado di poter portarci pubblici, donazioni private, ma nello stesso tempo ora si può contare anche sul fatto che si prova a generare reddito attraverso le opere dei sanitari. Il nostro ruolo, il modo di istituirlo, è proprio quello di supportare i padri salesiani in tutte le attività educative e in tutte le attività con materiali che possono essere utili a migliorare i servizi e qualsiasi altro tipo di supporto che diamo ai ragazzi. Grazie Gigi. Per coloro che sono arrivati da poco, avevamo in collegamento Luigi Bisceglia da Betlemme, volontario del VIS, che ci ha raccontato cosa significa vinificare vitigni autoctoni palestinesi in un contesto molto molto particolare e movimentato come la Palestina. E io volevo sottolineare quattro termini che ritengo forse le parole chiavi di questo progetto. Come abbiamo detto, abbiamo parlato di formazione. Per noi la formazione è fondamentale. Abbiamo formato, come Gigi stesso ci ha detto, 3 ragazzi palestinesi, ma è stato molto bello anche formare il personale operaio della cantina, coloro che si occupano sia dei vigneti che proprio della cantina stessa. È stato molto, voglio soltanto ricordare, anche una settimana di formazione che tutto il personale della cantina ha svolto in Italia, visitando anche cantine italiane e avendo la possibilità proprio di confrontarsi con esperienze più tecnologicamente più avanzate, con un percorso storico importantissimo come quello del vino in Italia. E la seconda parola importante che voglio sottolineare è la ricerca. Questo progetto è stato un progetto di ricerca molto importante, ricerca scientifica sui vitigni autoctoni, e ha visto coinvolti appunto università italiane e università palestinesi, in particolare l'Università di Hebron. Anche la terza parola che voglio sottolineare è innovazione, perché abbiamo cercato vinificare dei vitigni nuovi. È la prima volta che appunto questi vitigni vengono vinificati, e quindi i vini sono stati degli esperimenti importanti e a detta degli esperti insomma è anche ben riusciti. Sicuramente c'è da lavorare, si può sempre migliorare, però dopo 4 anni possiamo dire che insomma l'esperimento sta prendendo forma e che quindi c'è la possibilità veramente di arrivare a produrre dei vini che possono competere anche a livello internazionale. E l'ultimo aspetto che voglio sottolineare è anche la gestione aziendale. Certamente una cantina all'interno di un convento non è un'azienda vera e propria, ma per poter competere sul mercato bisogna essere anche un'azienda, e quindi lasciarsi alle spalle magari la gestione di tipo familiare e cercare di arrivare a una gestione invece aziendale che possa anche essere veramente al pari delle altre aziende locali e internazionali. E volevo a questo punto passare la parola a
un rappresentante dei nostri partner italiani che sono stati veramente significativi in questa esperienza. La possibilità veramente di gemellare, diciamo, la cantina di Cremisano con cantine italiane, la possibilità di trasferire conoscenze a livello aziendale e a livello agronomico dall'Italia alla Palestina è stato un passaggio fondamentale. Senza questo confronto non avremmo raggiunto i risultati che abbiamo raggiunto tutt'oggi. E il mio ringraziamento particolare in questo momento va al Consorzio CVL, che è qui rappresentato da Manuel Bonomo, ma anche da Sante, che è qui in prima fila, Sante Bonomo, che appunto è stato forse uno dei primi ad interessarsi di questo progetto e diciamo uno dei primi partner di questa cordata Cremisan che ha portato a questi risultati. Volevo passare la parola a Manuel chiedendogli cosa significa per un'azienda italiana, per un consorzio di cantine importante nel nord Italia e in tutto il territorio nazionale, cosa significa aver collaborato con una cantina palestinese, qual è stata l'esperienza, se ci sono stati degli scambi reciproci, cosa vi ha anche arricchito di più dal punto di vista umano e professionale. Abbiamo perso qualcosa? No. Allora, buonasera a tutti, ringrazio anche io a mia volta tutti i presenti, ringrazio Manuela, ringrazio Luca del VIS per avermi invitato e ringrazio anche per la domanda interessante che mi dai là. Ma noi come cantina, ecco, non siamo un consorzio, ma Manuela è scusata perché abbiamo un nome difficilissimo, CVL, ma grazie a Dio tra poche settimane lo cambiamo e ci chiameremo La Pergola. Quindi siamo una cantina del Lago di Garda che per puro caso, diciamo, nel 2003 è venuta in contatto fisico con la realtà di Cremisan, nel senso che ci siamo trovati a passare di là in occasione di un'iniziativa in corso a Tel Aviv. Da lì è partito tutto il cammino che ci ha portato fino ad oggi. In particolare adesso la CVL si occupa di importare in Italia il vino di Cremisan e di distribuirlo sul territorio nazionale. Non è una semplice attività di import, di import-export, ma dato che è un'attività che facciamo senza fini di lucro, è ovviamente un qualcosa che va al di là e che è alimentato dalla passione. E la cantina di Cremisan e lavorare con Cremisan ha un qualcosa di speciale per una serie di fattori che Emanuele e Gigi già hanno elencato: l'aspetto educativo, l'aspetto legato alla tradizione. Io ne aggiungo alcuni, se posso. Allora, al primo posto io metto la storia. Cremisan è stata fondata nel 1885 e dal 1885 fino in sostanza alla fine degli anni 90, anzi no, anni 80, prima che nascessero le cantine vinicole israeliane e libanesi, ha rifornito di vino tutta l'area medio orientale. E tutto il vino che veniva bevuto in Egitto, in Giordania, in Libano, in Siria, che all'epoca non erano nemmeno ancora, non si chiamavano nemmeno così, proveniva dalla cantina di Cremisan. Quindi una storia lunghissima, una storia vissuta. Il cantiniere, agronomo, enologo, tuttofare, signor Lamon, che ha lavorato a Cremisan fino a pochi anni fa, sbarcò in Palestina e nella cantina prima ancora che nascesse lo Stato di Israele. Quindi parlare con una persona di questo genere valeva come leggere un'enciclopedia, no? Soprattutto perché tutti i fatti della storia, la guerra d'indipendenza o la Nakba, a seconda della prospettiva, la guerra del 67, dei sei giorni, la guerra dello Yom Kippur del 72, lui le aveva vissute concretamente, quindi sapeva cosa voleva dire vivere in un posto immerso in condizioni sociopolitiche di questo tipo. Quindi la storia, l'ambiente, il territorio. Cremisan è un posto bellissimo, il convento è appollaiato su una collina che dà su una vallata che separa Beggialla e Betlemme da Gerusalemme, un posto che era desertico ma che si è trasformato in un bosco e in un vigneto a forza di picconate,
dei coadiutori salesiani che in 100 anni hanno trovato l'acqua e pian piano hanno piantato alberi, vigne e hanno strappato terreno al deserto. È anche una valle drammatica. Il muro di separazione doveva passare da lì. La Corte Suprema israeliana in aprile si è pronunciata contro l'esercito israeliano e ne ha proibito il passaggio, però il 16 di agosto sono comunque iniziati i lavori. Se andate a vedere sul sito c'è anche stata una condanna fortissima da parte del Vaticano, sono già stati sradicati olivi centenari, sono stati sequestrati 1200 ettari di proprietà di famiglie che vivono lì da non si sa quando, da prima dell'anno zero. Quindi una realtà densa e drammatica. Poi, venendo alle cose belle, è una realtà che produce del vino buono, ottimo anzi, quello che state assaggiando ora è addirittura un'annata 2012, siamo già alla 2014 che arriverà per Natale, quindi sarà ancora più fresco, sarà ancora più profumato, sarà ancora più speciale e sarà ancora più unico, perché come diceva Gigi e anche Manuela, si tratta di vitigni autoctoni, quindi che esistono soltanto lì e che quindi è anche molto difficile comparare con altre varietà monotoni. Quando uno si chiede ma questo vino che cosa ricorda? È difficile, forse ognuno dica la sua in sostanza. E vitigni autoctoni, ed è una cosa molto, molto importante, perché Israele, ad esempio, le cui cantine vinicole ormai hanno raggiunto anche un successo di un certo tipo, hanno puntato totalmente su vitigni internazionali, quindi Syrah, Merlot, Chardonnay, Cabernet ovviamente, mentre invece sulla scia, quindi anche di tutta la scuola californiana a cui attingono molto, francese, australiana, mentre invece Cremizan sta producendo un qualcosa che esiste solo lì e che gli israeliani già stanno studiando. Perché? Perché ovviamente ha un potere commerciale enorme, poter offrire al mondo qualcosa di unico. Cabernet lo si trova in tutte le salse, in tutti i paesi. E quindi ecco, e a questo aggiungo, ho ancora un minuto, posso? Sì. Perché poi arriverà dell'altro vino, non volevo ritardare. E a questo aggiungo la bellezza di poter proporre questo prodotto in Italia, tra cui a voi presenti, la bellezza di poter presentare sotto Natale un vino buono che viene da Betlemme. E che non è un frutto di una manovra commerciale o puramente commerciale, ma che ha tutta una storia che affonda le radici in 2 secoli fa. E quindi ovviamente tutto questo genera una certa emozione, un certo piacere, una certa soddisfazione, ecco. Fra l'altro mi fa anche strano parlarne con di fronte mio padre, perché in realtà è lui che della CVL si è speso e è sceso in campo per primo per accompagnare in itinere le prime vendemmie e poi per tener duro anche nei momenti più difficili. Io credo che quello che si evince e che vorremmo trasmettervi oggi è la passione con cui abbiamo lavorato, con cui ci siamo impegnati in questo progetto, che per noi non ha rappresentato semplicemente un vino o un progetto sulla carta da raggiungere o un ente finanziatore da rendere soddisfatto. Per noi questo progetto ha veramente rappresentato un piccolo passo avanti verso una pace possibile. Abbiamo lottato, veramente lavorato anche in momenti difficilissimi e continueremo a farlo. Di questo dobbiamo ringraziare veramente tutte le cantine italiane che ci hanno sostenuto e che continuano a sostenerci per la realizzazione di eventi come questo, per la realizzazione di eventi di sensibilizzazione che noi dal 2009 realizziamo ogni anno a Roma e in altre parti d'Italia. E le cantine, attraverso la donazione di loro bottiglie di prestigio, ci consentono di realizzare eventi di degustazione, di far conoscere il progetto e di raccogliere fondi per sostenere la cantina e quindi le opere educative salesiane. Il VIS, come vi dicevo all'inizio, non si occupa soltanto di vino. Abbiamo cominciato a lavorare a Betlemme nel 1986, che è l'anno della nostra fondazione. Quindi diciamo che è il primo paese in cui abbiamo cominciato a lavorare e in cui continuiamo a lavorare. Dal 1986
Ad oggi ne abbiamo viste di tutti i colori, cioè io ero piccola all'epoca, però insomma chi c'era prima di me può testimoniare che di lavoro ne è stato fatto tanto e ce n'è ancora molto da fare, questo è vero. Noi continuiamo a lavorare per l'educazione dei giovani palestinesi, per la creazione di un ambiente favorevole alla pace, di un ambiente non ostile nonostante tutto. Cerchiamo di creare percorsi possibili di pace. Adesso ci impegneremo, cominceremo fra qualche mese, probabilmente tra ottobre e novembre, a lavorare in un grosso progetto triennale cofinanziato dal Ministero degli Esteri per il recupero dei ragazzi che hanno subito traumi psicologici a causa della guerra e per la costruzione di percorsi di pace, e attraverso anche la formazione professionale, e l'educazione, la tecnologia, l'innovazione. E, quindi diciamo che il nostro impegno continua e sarà un impegno ancora più solido grazie veramente a persone come voi che ci seguono e che ci danno una mano. Vi ringrazio tantissimo voi che siete venuti a questo evento. Allora invito chi ha già ricevuto il bicchiere a rimanere seduti, perché ci sarà invece la possibilità di degustare un vino importantissimo per noi, molto prezioso, che è il Ronco delle Cime, della cantina della Venica e Venica, è un vino friulano. E, poi chi non avesse ricevuto il bicchiere potrà riceverlo, dopo potrà recarsi ai banchi di degustazione. Vi ringrazio tantissimo, buona degustazione e alla prossima.